3 giorni di matrimonio. Ma non poteva passare mezza giornata come fanno tutti. No, lui deve sempre fare di più. Quello chi è? È l'altro che paga. Si parla dello sposo. E quelle cosa sono? Di Bordeaux dell'89. Ma avevamo detto 20. Costano un patrimonio. Si comincia. Qui Elio e la Caterina avevano 3 anni. E questa chi è? Niente, è la mia ex moglie. È arrivata la regina madre. Nuova compagna di Margherita, pare di un certo livello. Una specie di Alain Delon giovane. Giovanni, finalmente! Giacomone! Come ha fatto a finire con un troglodita così? Sei geloso che ti sta rubando la scena? Non ci avrai mica i dubbi dell'ultimo minuto. Perché te non ce l'hai dubbi? Scusi, aglianico del vulture o primitivo di Manduria? È fatto così, bello espansivo. Un matrimonio felice è come uno spiedino. Ibra ci mette la carne e il lo stecchino. Ma siamo i figli della borghesia, la quinta stanza dell'ipocrisia. Se mangiamo sui porcini. Quando è l'ultima volta che ci siamo divertiti? A Pogni. A Pogni ci siamo divertiti. Era il 94. Siamo gli avanzi di un ricordo. Siamo il prodotto interno lordo. E siamo liberi di fare tutto quello che ci pare. Anche se quello che ci pare in fondo nessuno sa cos'è. Del mattino e io non dormo più. A Videotop con grande piacere diamo il benvenuto ad Yvonne. Ciao. Ciao, grazie dell'invito. È un piacere enorme innanzitutto perché guarda, cioè, erano anni che cercavo questa modalità. Siccome siamo tutti impegnati nei selfie di tutti i tipi, finalmente ho trovato l'autoscatto della felicità. Ma la felicità. La formula magica. Giusto, mi sembra giusto. Mi darai 2 dritte poi per come l'inquadratura, come fare, sì. A disposizione, assolutamente sì. Meraviglioso, in realtà tutto questo è una sorta di una relazione che in me finisce, però si raccoglie la parte positiva, no? Esatto, l'autoscatto della felicità si ispira proprio a questo, a un evento realmente accaduto, ma che accade praticamente a tutti, quasi ogni giorno, sono cose che capitano e che però non può essere un evento totalizzante. Abbiamo bisogno di sorridere, abbiamo bisogno di ritrovarci nella nostra felicità, nelle nostre gioie quotidiane, anche nel passato, ed è per questo che si parla proprio di autoscatto della felicità, perché i ricordi sono la cosa più bella del mondo, ma non possono essere solo negativi, abbiamo bisogno di ricordi positivi, e quindi anche lì dove le cose magari non proseguono, è giusto e doveroso preservare la nostra felicità. E in effetti poi, come si dice spesso, bisogna, forse non è sempre facile metterlo in atto, però se si riesce a recuperare quello che abbiamo imparato anche da un evento che non è poi così positivo, abbiamo possibilità di capitalizzare il bene per il futuro, no? Assolutamente, beh, tutte le esperienze alla fine sono necessarie, sono giuste, insegnano e lasciano qualcosa. E io ad esempio devo ringraziare questo ragazzo, perché alla fine è un po' autobiografica questa canzone, quindi quando mi sono lasciata gli devo dire grazie al mio ex, perché alla fine abbiamo potuto, insomma, esprimere il nostro vissuto proprio nell'autoscatto della felicità. Lui sa che è coinvolto in questa canzone? Ma guarda, non lo so, non lo so, perché è stato veramente assurdo il concatenarsi degli eventi. Cioè lui ha ascoltato insieme a me, abbiamo fatto un primo ascolto del brano insieme, ma eravamo ancora insieme, cioè stavamo effettivamente comprando casa insieme, quindi
poi a un certo punto il giorno dopo dovevo registrare, lui il giorno prima mi lascia, quindi ho detto perfetto, o è stato l'ispirazione a lui o doveva essere l'ispirazione a me. Ma non sarà che non gli è... è andata così. Non gli è piaciuta la canzone, cioè mi sembra un gesto un po' troppo esagerato. Non credo che sia per la canzone, credo che ci sia ben altro. Beh, bello però questa cosa, bella, cioè non bella nella situazione, però vedo che la vivi con grande sorriso e gioia, ormai immagino sia stato metabolizzato il tutto. Beh sì, ma ripeto, cioè, bisogna andare avanti nella vita, però... non possiamo essere focalizzati o ancorati ai ricordi negativi, dai, sì, ci si ride dovresti, ormai. Mi dovresti fare un favore, emozionati e piangi tanto che funziona poi dal punto di vista dello sai che è una cosa che... Allora, io sono quella un po' controcorrente, sarò quella che se dovesse diventare realmente... molto popolare, sarò quella che in TV o nei reality sarà quella che ride, non quella che piange e che porta cose belle leggere, ecco. Bravissima, bisognerebbe andare controcorrente, un po' come Salmone. Brava, mi piace il metodo Salmone, è perfetto, controcorrente alla grandissima, poi basta con queste modalità, questi cliché, bisogna andare a invertire un po' la rotta. Se ritorni qui a distruggermi, anche l'autoscatto della felicità, non perdonerò, questa volta non si gioca più con me, non posso più permettere. In questo momento mi stai parlando quel di Taranto, dico bene? Sono tornata finalmente a casa. Sono state delle settimane impegnative proprio per l'uscita del singolo e finalmente mi sto godendo un po' l'aria di casa, la famiglia, gli amici e anche un pochino le vacanze, perché qui viene molto sentito il Natale, quindi da noi albero, pezzole, frittura, canti pastorali, insomma, c'è tanto. Di tutto di più, come vuole la tradizione del resto. Se ritorni qui a distruggermi, anche l'autoscatto della felicità, non perdonerò, questa volta no. L'autoscatto della felicità, questo singolo, anticipa un lavoro al quale stai mettendo le tue attenzioni, insomma. Beh sì, sicuramente il primo tassellino ha portato questo grande quadro che spero che in un tempo abbastanza, ecco, non troppo dilungato nel tempo, possa prendere poi forma. E sicuramente la prima vera soddisfazione è poter raccontarmi all'interno di un brano, poter esprimere quello che ho vissuto e trasmetterlo agli altri. Ma sicuramente ci sono tante storie che non vedo l'ora di raccontare, quindi è il primo, ma ce ne saranno tante altre. Di una lunga serie. Mi raccomando, con un percorso magari leggermente meno invasivo rispetto a quello che io ho avuto, potendo scegliere, però voglio dire, aiuta alla creatività e all'artista, vabbè, che sa da fare per campare. Beh, io sono una fan delle cose che, cioè, bisogna scrivere ciò che si vive ora, non che io abbia vissuto per forza tutta una vita in disagio e tristezza, no. So che è una canzone impegnativa, l'autoscatto della felicità è comunque davvero un grido di ricordare a tutti quanto è importante essere felici, a prescindere. Però è chiaro che spero che gli eventi della vita mi riservino qualcosa di più positivo, di più bello da raccontare, e non vedo l'ora, insomma, di poterlo mettere nero su bianco. Noi questo te lo auguriamo di cuore, con un grosso in bocca al lupo, ti salutiamo. E arrivederci a presto. Ciao. Arrivederci, grazie davvero, grazie. Questa volta non si gioca più con me, non posso più permettere. Sono le 4 del mattino e
Celestine, vedrai, qui è sempre festa e c'è musica dappertutto. Questo è il motto dell'Ostrogallia, così è e sempre sarà. Polizia musicale! Ah! Uso di note vietate, si va dritti in prigione, orso mio. Ma che cos'è questa storia? Ancora a caccia di note? Mi fa sol, acciuffatela! Ora c'è solo una nota autorizzata. Ma è un'assurdità! Così è e sempre sarà! Sorvegliatelo, forse ci condurrà da Mi Fa Sol. Ma è suo figlio! È un musicista! Mi Fa Sol è ricercato per resistenza musicale. Parola d'ordine? Ma io non la so! Sbagliata. Non possiamo andarcene! La resistenza musicale ha bisogno di noi, Ernest! Celestine! Chi cerca le note troverà la melodia. Crazy, crazy, gli piace il trading, trading. Tu non mi vedi, vedi, tu non mi vedi. Non sono solo, sono con Breezer, Breezer. Il mio orologio sopra il mio polso sembra un freezer, ehi. Di storie ne ho tante, tante. Non riesco a pensarvi come si contanti. Ancora mi chiami Tusa, Tusa. Brava, brava, fumo la Bama, Dam. Corri, solo, senza nessun infame. Mami, daddy, sono sempre più trendy. A Video Top con grande piacere diamo il benvenuto a Kevin Love. Ciao Kevin. Ciao ragazzi, sono Kevin Love, un saluto dalla Svizzera, Lugano in particolare. Meraviglioso, sono anche un po' emozionato perché andare oltre i confini, sai, fa sempre quell'effetto. Sì, alla fine diciamo, siamo oltre confine ma siamo qua vicini. Potevo venire anche in bicicletta a trovarti. Esattamente, più o meno. Esattamente. Siamo a raccontare di un nuovo capitolo riguardo alla tua realtà artistica, e vale a dire il nuovo singolo intitolato Crazy. Esattamente, esattamente. Anche diciamo questo singolo Crazy, anche un po' per dare un po' il distacco dalle altre cose passate che rappresentavano più il mio passato, che volevo appunto metterci tra virgolette una pietra sopra insieme anche ai miei ascoltatori, insieme a voi tutti insieme, per adesso presentarvi quello che già ero in quel momento, ma il mio presente con questa canzone. Le note associate all'uscita dell'album tra le altre hanno indicato una frase che dice: ti viene data solo una piccola scintilla di follia e se la perdi non sei niente. Questo è indicativo rispetto all'intento di questa canzone, no? Stimolare, cioè da
far scoccare la scintilla. Esatto, poi alla fine comunque siamo tutti un pochino crazy, anche la persona più per bene, comunque dentro di noi siamo un po' tutto. Tu hai optato anche per una collaborazione che arriva da lontano, no? Esattamente, si arriva da un trapper molto conosciuto nella scena cilena, anzi addirittura molto contento per lui che è riuscito a vincere in Spotify come quinto miglior artista trap di tutta Sud America, quindi anche un ragazzo che ha fatto dei bei obiettivi. E questa collaborazione nasce anche in collaborazione con un mio caro amico che è un grandissimo poeta internazionale, lui fa poesie e lui ha contatto con tutti questi ragazzi che fanno musica di tutto il mondo, lui manda sempre il suo libro e tante volte con altri ragazzi che anche loro fanno musica, magari anche famosi, nasce un'amicizia anche con me, poi ci scambiamo idee, opinioni e magari nascono featuring o queste cose. Quindi lui è stato un po' il trait d'union per questa collaborazione? Sì, diciamo, lui appunto è proprio uno dei miei migliori amici, quindi siamo sempre insieme, quindi automaticamente come lui ha contatto facciamo videochiamate, ah fa anche te musica, poi ci scambiamo, divento amico anch'io e poi se nasce qualcosa, se no amici normali. Mentre contiamo sto cash, troppi paparazzi e flash, lucendo i messaggi sul desk, ma tutto normale, sono il più trend, damn. Le vuole fumare solo la mia weed, weed. Non fumo con Jota nemmeno con Beat. Come si inizia questa curiosità pure a tatuare, cioè come trovi le cavie? Ma guarda, ti dico, realmente non avevo neanche immaginato di farlo come lavoro. Quando io ho iniziato, ti dico la verità, ho iniziato per me, per farmeli per me. Dal giorno stesso che avevo appunto acquistato i macchinari per iniziare, senza nessuna competenza o conoscenza, quindi come se tu domani vai a acquistarle, già c'erano i miei amici che mi chiedevano. Io in realtà lo facevo per me, li facevo per fargli un favore, fino a che tra virgolette a 15 anni ovviamente ero con mia mamma, vivevo con lei, fino a che la cosa è nata da sola, che avevo dalle 7 del mattino alle 11 mezzanotte un sacco di gente in casa per far tatuaggi, avevo iniziato a guadagnare un qualcosino, anche lei mi ha detto ma questo qua non è un hotel, cioè se vuoi fare gente magari è meglio che ti prendi un piccolo localino. Allora da lì è nata la cosa e poi è diventato un lavoro da solo. C'è una cosa che dico sempre, anche vale anche per gli artisti nella musica, che secondo me non deve essere una cosa che dici voglio farlo di lavoro, perché non funzionerà mai, cioè mai, perché tu non è che dici voglio fare una cosa, la fai, ma prima deve nascere la passione, nel senso che secondo me tu ti dovresti rendere conto che stai facendo una cosa che ti piace e dopo un po' ti rendi conto che dici ok, questa è la mia strada, ma non imporla prima e poi creare la strada, perché così non funziona, secondo me. Hai assolutamente ragione ed è un ragionamento che condivido in pieno, perché sono convinto che per chi è in questo ambiente musicale, dei media e quant'altro, ci deve essere alla base una grandissima passione, perché più volte è dimostrato che chi lo fa magari perché intravede un business oppure mira al successo e quant'altro, poi si perde per strada perché non è arso dal sacro fuoco della passione, no? Esatto. Guarda, ti posso dire una cosa. Con i tatuaggi ne ho passate tante, nel senso anche momenti brutti, comunque sono 15 anni che faccio questa roba, delusioni, dici cavoli non ce la faccio, no, non devo mollare. Ti dico la verità, con la musica c'è molto meno tempo e a volte ti dico è anche quasi più frustrante in questa roba della musica, forse perché ci sto mettendo tutto me stesso e quindi tipo qualunque cosa che magari potevo fare meglio me la prendo con me stesso. Cioè io non sono mai uno che quando succede magari qualcosa che non è andata bene, io non me la prendo mai con chi è intorno a me, nel senso perché comunque nella vita sei tu che ci potevi anche pensare prima, cioè non badare sempre agli altri che ti facciano le cose, quindi cerco ogni volta di addrizzare il tiro, perché per me comunque è anche una cosa nuova questa della musica, anche a livello di contatti e varie cose, quindi cerco di fare il meglio con il mio manager, quello che possiamo, la canzone dopo cerchiamo di addrizzare il tiro, fare ancora meglio, quindi mano a mano cercheremo sempre di anche darvi novità e farvi sentire cose sempre, sempre migliori. L'arte è collegata anche con la musica, cioè un po' tutto gira intorno, perché diciamo questa moda di questa tipologia di tatuaggi in Europa, soprattutto in Italia, nasce perché un sacco di artisti giovani, per esempio adesso ti posso fare qualche nome come un Capo Plaza, un Sfera e Basta o vari artisti di questo calibro tipo Shiva, così hanno loro portato questa moda con dei tatuatori di Milano molto famosi
mesi in questo stile qua, e dopo hanno creato la moda, tra virgolette. Quindi diciamo è tutto collegato, non è separato. Il collegamento è a 360 gradi. Esatto. Kevin, mi ha fatto davvero molto piacere, quindi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ci sentiamo alla prossima per le prossime avventure musicali e non. Grazie mille, Lupo Crepi, come si dice. E certo, ci sentiamo presto e sentirete comunque parlare anche del nuovo pezzo. Ciao. Ciao ragazzi. Collane brillanti, vestito Gucci e Dior, scarpe Louis Vuitton. Tu no, 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 no. Ladies and gentlemen, please welcome Whitney Houston! Molti pensano che tu ti sia svenduta, e così la tua musica. Perché devo essere come dicono gli altri? La musica non ha limiti. Io canto ciò che mi va. Sono ciò che mi va. Voglio raggiungere più gente possibile. Non c'è nessuno come te. Tu sai cantare. Whitney, sei la principessa di papà. Stiamo costruendo qualcosa. Tu pensa solo a cantare. Papà, i miei soldi. Mi sono fidata di te. Avresti dovuto proteggermi. Passate molto tempo insieme. Lei danneggia il tuo brand. E da quando la tua bambina è un brand? Me lo sono perso. Non prendertela, ok? Sei Whitney Houston. Com'è stato sentire l'amore di milioni di persone? Un'emozione stupenda. A Videotop con grande piacere diamo il benvenuto ad Atipico. Ciao. Ciao, ciao, bentrovati. Potrei banalizzare, quante volte hanno fatto questa battuta. Cioè, è un collegamento il nostro piuttosto atipico, nel senso che una delle poche volte che uno può dire no ed è la realtà, no? Sì. Dove siamo collegati? Precisamente da Sant'Eusonio del Sangro, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Bellissimo, mi piace sempre anche visualizzare il territorio, perché con la nostra diffusione regionale in tutta Italia, insomma, è un fine che perseguiamo da ormai 30 anni a questa parte. Da quelle parti come si sta in questo momento? Caldo, freddo, neve, gelo, sole? Ma adesso si sta bene, oggi c'è un bel sole, quindi... Fantastico, l'Abruzzo regala sempre, insomma, dal punto di vista del territorio, meraviglie. Però oltre al territorio naturalmente siamo per un fine musicale, per raccontare di Eterno. Ci sono nella tua scheda quattro parole, che settembre, compleanni, eleganza, semplicità, insomma, raccontaci di questo nuovo tuo singolo. Sì, guarda, tra l'altro, visto che ci sentiamo oggi, insomma, comunque il 25 novembre è uscito l'album, poi sempre wow. Eterno. Allora poi allarghiamo il discorso. Esatto, quindi è il singolo appunto che ha dato titolo all'album, e nel brano proprio come singolo invece parlo appunto di quello che dici tu, insomma, metto una serie di tante piccolezze che poi è un po' il fulcro di questo progetto, il mio primo progetto discografico, quindi sono voluto partire sempre per scalini, no? Dico sempre per partire bisogna andare un po' indietro e cercare di raccontare qualcosa. Ho raccontato la semplicità
tentando di farla anche con quelle parole semplici che a volte uno magari crede deve, non si, deve dire per forza cose super architettate, ma invece alla fine le cose semplici sono sempre più difficili da fare, appunto perché si pensano che chissà che ci vuole per realizzarle, no? E in questo viaggio, appunto, che racconto in Eterno, ero fuori, appunto, il primo mio compleanno, che capita a settembre, e mi sono immedesimato un po' negli sguardi delle persone, tra il via vai delle stazioni, dei treni, che è un po' sempre un po' di senso malinconico mi hanno sempre dato, no? È vero, chissà perché questo effetto stazione, forse per le partenze, e poi è anche sinonimo di arrivi, però forse più colpisce la parte dell'abbandono, sì, di un territorio, di un luogo, di una persona. Esatto, è proprio questo. Ed è così nata Eterno. Poi, appunto, l'abbiamo, per arricchire questo concetto, ho deciso, insomma, di mettere queste 7 canzoni in ordine e di farlo uscire come progetto discografico in digitale attualmente, perché comunque i tempi sono quelli che sono. Sempre ambito proprio a un lavoro discografico, un album, che ovviamente ho impiegato più tempo perché fatto tutto autoprodotto, autofinanziato, quindi un sacco di sacrifici, perché i suoni certo sono suoni che vengono dalla mia voglia di fare musica in studio con i musicisti, quindi senza mettermi a fare particolari compromessi. Ci tengo proprio a dirlo, perché comunque i sacrifici si sono sentiti e alla fine sono soddisfatto. Comunque, come primo lavoro, almeno sia identitario. Questa è la cosa più importante. Allora, noi, oltre a farti un grandissimo in bocca al lupo, l'augurio più bello è proprio il titolo del tuo album, che il tuo lavoro sia eterno, quindi, come succede per la musica, che vada negli anni senza subire mode o quant'altro, e con naturalmente la possibilità di ritrovarci prossimamente. Grazie a Tipico. Senz'altro. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao.